quanto conta per vinto questa partita? Quanto conta? È una partita ufficiale, primo turno di Coppa Italia. Vincere è sempre importante, è sempre positivo, quindi conta il giusto, quindi ci dà la possibilità di affrontare un'altra partita per passare il turno, però comunque il nostro obiettivo era quello di fare una buona partita. Mi dispiace che la partita sia stata un pochettino, diciamo, l'espulsione degli avversari hanno un pochettino condizionato la partita, perché avremmo voluto giocare con un ritmo diverso e, come dice il presidente, giustamente contro un avversario diverso, però pazienza, il calcio è questo, quindi prendiamoci quello che di buono abbiamo fatto. Ha finito un po' per essere un test forse poco indicativo? Alla fine sì, purtroppo sì, perché soprattutto dopo la seconda espulsione, vuoi non vuoi, gioco forza, il ritmo cala. Abbiamo avuto lo stesso le occasioni, altre 3, 4, 5, però comunque il ritmo cala perché l'avversario è in difficoltà, è una cosa normale, fisiologica, che nel calcio c'è in tutte le categorie. Anche possibilità di scelta quest'anno, visto che stai variando diverse posizioni, subito con il 4-0, ancora devi guardare il centro? No, soltanto nel momento in cui faccio una sostituzione cerco di mettere i calciatori nella posizione migliore o ideale, qualcosa di sperimentare c'è sempre, però per fare questo devi fare qualche sostento, quindi questo possiamo partire, perché questo è fatto anche durante la settimana, quindi nel momento in cui si lavora, questo è una parte della possibilità di spostare i ragazzi calciatori, quindi di avere una buona scelta, non che l'anno scorso non abbiamo avuto delle scelte, il numero di calciatori è lo stesso l'anno scorso, quindi non che abbiamo lo scorso. Definitivo non c'è niente, De Luca, appunto per quello che dicevo prima, bisogna cercare di mettere i calciatori nelle migliori condizioni. De Luca, a mio avviso, può fare anche questo, nel momento in cui vorrà creare una formazione in un modo con De Luca in campo, in campo, vedere in campo, eccetera, è normale che devo mettere nelle migliori condizioni tutti i calciatori. E per poter giocare tutti insieme, per fare questo devi lavorare. Tutta la settimana abbiamo lavorato con De Luca, attaccante di destra, e i frutti sono stati buoni. Dipende di lui, cosa mi dice di dover arrivare in bus, che era più attaccante, non si aspettava, penso anche lui, diciamo. Due giocatori diversi. Cruz è un giocatore più fisico, attacca di più le profondità, un giocatore che poteva fare anche la punta centrale. Petrilli è un esterno d'attacco molto più tecnico, più bravo nell'uno contro uno e meno forte fisicamente, quindi due giocatori diversi, e appunto per questo bisogna lavorare per cercare di mettere Petrilli nelle migliori condizioni affinché possa darci una grande mano. Dopo le attività, soprattutto dopo questa partita, si sente dire che manca ancora qualcosa per cambiare la Liga oppure ma manca intanto se dobbiamo fare riferimento agli risultati, sempre no, io penso che qualche altro fronte, il 2 agosto, un altro calciatore a mio avviso potrebbe anche arrivare. Stiamo andando in quale reparto, comunque penso che un altro dobbiamo arrivare, Gali ci arriverà. Al momento no, non lo so, perché da un momento all'altro potrebbe dire, quindi ci si può esprimere in un modo definitivo, quindi sicuramente entro il 31 agosto qualcosa, non so dire cosa, perché ci sono due o tre soluzioni, quindi stiamo vedendo queste, non è facile. Vedere il prossimo mercato della Salvo significherebbe essere più bravi in Italia in assoluto, perché noi vediamo sui giovani, lavoriamo sui giovani, abbiamo questa filosofia, e sappiamo che ci sono le grandi soddisfazioni, però bisogna pazienza, bisogna aspettare, quando vanno sotto pressione non reagiscono come giocatori già navigati, quindi bisogna pensare sempre alla prossima partita, al prossimo avversario e basta. Per il momento la filosofia è quella giusta, e quindi sono contento perché i ragazzi hanno capito quello che vogliamo da loro e quale deve essere la filosofia per la Mezzi. Posto? Ok, grazie.